Quando nel 2010 la Dacia fece il suo ingresso sul mercato, parliamoci chiari, non ci avrebbe scommesso una lira nessuno. Erano in pochi a crederci, e invece questo marchio sta conquistando il mondo. Soprattutto la Duster, qui da noi, piace tantissimo. Si tratta di un SUV essenziale, robusto e sbarazzino. Non semplicemente un mezzo nato per girare in città, per fare i fichetti al bar, parliamoci chiari. Questo è uno dei pochi SUV che, soprattutto in versione a trazione integrale, ti consente di fare anche qualche uscitina in fuoristrada. Comunque, noi siamo stati in Portogallo a quella che in gergo tecnico si chiama una preview del nuovo modello, la terza generazione della Duster. Anche se le dimensioni restano più o meno invariate, l'auto è totalmente nuova perché insiste su una piattaforma totalmente nuova. Purtroppo, diciamolo, lo ripeterò anche in video girati in loco, scompare quel bellissimo 1.5 turbo diesel che assicurava potenza a sufficienza e tanta autonomia a consumi bassissimi. Però arriva un capace mild hybrid da 130 cavalli, un tre cilindri che secondo noi sarà il cuore di gamma. La nuova Dacia verrà commercializzata per la versione di ingresso, dovrebbe partire da 20.000 euro, anzi sotto i 20.000 euro.